Cosa viene chiesto ai ministri della Chiesa? È la domanda di Papa Francesco nella catechesi dell'Udienza Generale in Piazza San Pietro. Partendo dalle lettere pastorali di San Paolo, ricorda che i vescovi, presbiteri e diaconi devono essere dotati della grammatica di base, ovvero dell'accoglienza, della sobrietà, della pazienza, della mitezza, dell'affidabilità e della bontà di cuore. Fondamentale riconoscere che il ministero è un dono d'amore di Dio per il bene del suo popolo ed è grazie a questa consapevolezza che ci si mette in ascolto della gente, si diventa immagine viva della comunione e dell'amore del Signore. Che non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono d'amore elargito da Dio nella potenza del suo spirito per il bene del suo popolo. Questa consapevolezza è davvero importante e costituisce una grazia da chiedere ogni giorno. Infatti, un pastore che è cosciente che il proprio ministero scaturisce unicamente dalla misericordia e dal cuore di Dio non potrà mai assumere un atteggiamento autoritario, come se tutti fossero ai suoi piedi e la comunità fosse la sua proprietà, il suo regno personale. Ai pellegrini di lingua spagnola il Papa ha espresso la sua vicinanza per l'assassinio dei ragazzi messicani ed ha ricordato la realtà drammatica di tutta la criminalità legata al commercio e al traffico di droga. Infine chiese ai fedeli in Piazza San Pietro di fare un applauso ai 200 ammalati riuniti in Aula Paolo VI che prima dell'udienza generale Papa Francesco aveva personalmente salutato. Confidare soltanto in se stesso.